Prima di cominciare, ti invito a scaricare OneFootball, quella che a mio modo di vedere è la migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio. Link in descrizione, scaricatela se volete, le migliori news sempre. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, pomeriggio di Serie A, giornata di Serie A. E che succede? Succede che oggi sono state due partite molto importanti, una per i tifosi della Fiorentina e di tutti gli altri, una per noi tifosi della Roma. Allora, innanzitutto noi tifosi della Roma siamo molto felici, cioè molto felici è un parolone, però quantomeno la sconfitta del Torino a Empoli per 4-1 ci dà, se non vado errato, l'ufficialità di andarci a giocare almeno i preliminari d'Europa League. Che voi direte, ha capito, ha fatto la fenomenata, doveva essere andato in semifinale dei Champions, siamo accontenti di un preliminare? No. Però quantomeno quel preliminare me lo so preso, visto che rischiavo di non andarci. Quindi intanto mi prende il preliminare, poi vediamo che arriva. Però regà, quest'anno abbiamo fatto schifo, quindi più di quello non è che meritiamo. Detto questo, l'Empoli batte il Torino per 4-1, vince 4-1 l'Empoli in scioltezza, che se la gioca tranquillamente. Tra l'altro non capisco, ne parlavo prima, no? Non capisco com'è possibile che l'Empoli di Andreazzoli giocava bene, cioè aveva un prezioso diamante quale Zaic, che comunque ti faceva vedere un calcio pazzesco. Vendono Zaic, cambiano Andreazzoli, l'Empoli scende a livello di gioco ma comincia a fare i punti, ed è un Empoli che in questo momento sta giocando da squadra che si dovrebbe essere salvata dalla vita, e invece tuttora ancora la salvezza non è arrivata. Così come per, anzi è a rischio, così come per la Fiorentina. Attenzione ragazzi alla Fiorentina, perché devo vedere la classifica agglomerata del Bologna che gioca a Roma domani con la Lazio, dell'Udinese che già ha giocato e ha vinto ed è quasi salva. Però ragazzi, queste due squadre stanno a pari punti con la Fiorentina, che perde a Parma con l'autogol di Gerson, che quest'anno, ragazzi, Gerson ha fatto più danni della grandine, ha fatto veramente più danni della grandine, perde per colpa dell'autogol di Gerson. E in questo momento, oggi che sto registrando, ragazzi, la Fiorentina, se perde a Genova, viene superata dal, no, se perde in casa con il Genoa, viene superata dal Genoa stessa, che l'altro ha fatto 0-0. Quindi qualunque risultato permetterebbe al Genoa di superare la Fiorentina. E facciamo attenzione, ragazzi, perché facciamo attenzione, molto importante, perché bisognerà vedere anche cosa farà l'Empoli a Milano con l'Inter. Se l'Inter dovesse fare punti con il Napoli, la qualificazione in Champions sarebbe praticamente archiviata. Quindi andrebbe a fare una scampagnata in casa contro l'Empoli, e l'Empoli andrebbe già col coltello tra i denti a Milano con l'Inter. Quindi, per chi dice che la Serie A fa schifo, è tutto molto aperto: Champions League, Europa League e salvezza. Noi vediamo come finisce. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Se da qui vi lascio un piace, che come sempre un dislike. Grazie a visto questo video. Buon come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video.